Con MDP di fatto sarà impossibile un'intesa per andare al governo. Con Alfano i voti potrebbe non basteranno. Per fare un governo va bene anche i voti di Berlusconi? Io dico di sì a questo punto, perché visto che qui diciamo di quelli che ti potevi fidare non ti puoi fidare più, è meglio andare con l'avversario, diciamo. Le forze che raccoglieva attorno a sé sicuramente sono forze con le quali si può discutere. Vanno bene anche i voti di Berlusconi per fare un governo? Certo, ci sono tanti paesi che fanno delle coalizioni, non ci trovo niente di strano. Purtroppo sì, c'è quel purtroppo comunque, sì. L'importante lei sarebbe pronta a fare un governo anche con Berlusconi? Per forza. Qualora dovesse essere necessario. Noi miriamo a vincere e saranno dopo a vedere, in base a quanto prenderà ognuno, gli accordi possibili, ma noi miriamo alla maggioranza assoluta alla Camera e al Senato. Se fosse necessario per fare un governo, va bene anche i voti di Berlusconi? Per il Paese, non per noi del partito. Per il Paese sì. No, facciamo come hanno fatto in Spagna, si arriva alle elezioni. Tanto semplice. Fossero necessari i voti di Silvio Berlusconi di Forza Italia, per lei andrebbe bene? Andrebbe bene, certamente. 10 anni passati a combattere Berlusconi, dimenticati? Non mi pare che ci siano molte possibilità, quindi diciamo che così. Solo se il Paese ne avesse veramente bisogno, cioè una condizione di impossibilità di trovare una maggioranza, allora si potrebbe anche alleare con il Berlusconi per una politica di salute pubblica. Il Partito Democratico prende i suoi voti e fa la sua proposta politica, poi se qualcuno si vuole sedere al tavolo bene, se no si vedrà. Va bene anche Berlusconi per fare un governo? Dopo le elezioni si vedrà, però vanno bene anche quelli, purché si governi, purché ci sia un governo stabile. 10 anni passati a combattere Berlusconi sono cancellati quindi? No, ma il mondo è cambiato, la storia è cambiata. Vanno bene anche i voti di Berlusconi, vanno bene anche le larghe intese? No, di Berlusconi no. Non mi interessa un cazzo di Berlusconi e questo o quell'altro, capito? Bisogna andare avanti. Che facciamo? Gli facciamo un'altra elezione, un'altra ancora. Il discorso di Berlusconi è variegato. Anche all'interno del discorso Berlusconi ci sono persone, parlamentari, componenti dello stesso, di quella che fu Forza Italia, che potrebbero anche dare un contributo alle coalizioni. Tra Berlusconi e D'Alema chi preferirebbe? Nessuno dei due, non mi piace. Se siamo una democrazia dobbiamo far rientrare tutte le persone che vogliono partecipare e che hanno un progetto che non sia troppo distante dal nostro. Servissero i voti di Berlusconi per fare un governo, vanno bene anche? Adesso bisogna salvare l'Italia, questa è la cosa principale. Arrivederci.